بسم الله الرحمن الرحيم Il nome di Allah, il clemente e il misericordioso. Il nostro sermone oggi porta il titolo Concetto del patto di sicurezza al tempo presente. Lode ad Allah, Signore dei mondi, che dice nel suo sublime Corano Rispettate il patto, che né in verità vi sarà chiesto di darne conto. È testimonio che non c'è Dio altro Dio che Allah, l'unico, che è il nostro maestro profeta Muhammad e il suo servitore e messaggero, che dice in un hadith sharif I migliori servitori di Allah sono quelli che rispettano I patti e le convenzioni. Pace e benedizione di Allah sul nostro profeta, sui suoi familiari, sui suoi compagni e su tutti che le seguono in concretità fino al giorno del giudizio universale. Seguitando in merito. L'Islam è la religione della pace, della sicurezza, della giustizia e della carità. Non c'è dubbio che l'adempimento dei patti è uno dei grandi valori morali e umani che sostiene la fiducia, la sicurezza e la pace tra I popoli. Quanto al valore I rapporti di cooperazione, della carità, dello spirito, della costruzione e dello sviluppo si rafforzano tra I cittadini della stessa comunità. Perciò l'adempimento del patto è una parte della fede, è la prova della verità e della sincerità, è una grande educazione divina ed è etica del profeta e corretto comportamento dell'Islam. L'Islam ha esortato I fedeli a rispettare I patti e contratti e le convenzioni. Allah, l'Onnipotente, ne ha sottolineato l'importanza nel sublime Corano dicendo «Rispettate il patto che in verità vi sarà chiesto di darne conto». Inoltre Allah, l'Onnipotente, ha detto «Obbedite al patto di Allah dopo che l'avete accettato e non mancate ai giuramenti solenni che avete prestato, chiamando Allah garante contro voi stessi». In verità Allah conosce il vostro agire, cioè l'impegno vostro e il compimento di tutti I patti sanciti, sia tra voi e la gente, sia tra voi ed Allah, e di non mancare I giuramenti dopo essersi prestati, chiamando Allah garante contro voi stessi. Quello che sancisce un patto deve rispettarlo, e quello che presta un giuramento deve mantenerlo. Inoltre Allah l'Altissimo sottolinea che quelli impegnati ad adempiere le convenzioni e I patti sono quelli più vicini a Lui e loro sono I più timorati e sinceri tra la gente. Di questo dice Allah l'Onnipotente, chi invece è fedele ai suoi impegni e agisce con pietà, ebbene Allah ama I pii. Allah dice anche coloro che mantengono fede agli impegni presi, coloro che sono pazienti nelle avversità e nelle ristrezze e nella guerra, ecco coloro che sono veritieri, ecco I timorati. Allah ha confermato la grande ricompensa e che loro sono le eredi del paradiso. Di questo dice Allah nel sublime Corano, a chi invece si atterrà al patto con Allah, egli concederà una ricompensa immensa. In un altro versetto Allah sottolinea la ricompensa immensa dicendo, coloro che rispettano ciò che è loro stato affidato, I loro impegni, che rendono testimonianza sincera e hanno cura della loro orazione, costoro saranno onorati nei giardini. Il profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, ha esaltato il valore del rispetto dei patti e ha messo in guardia quelli che non mantengono gli impegni presi, in particolare le convenzioni, perché il tradimento dei patti potrebbe creare una società corrotta e condurrebbe alla sfiducia tra la gente e alla perdita dei diritti. Di questo dice il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, I caratteri dell'ipocrita sono tre, bugiardo quando parla, se promette non mantiene la promessa e se gli affidi una responsabilità ti tradisce. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, dice anche, I musulmani mantengono le loro convinzioni, a meno che non sia una convinzione che permette qualcosa di proibito o proibisce qualcosa permessa.
Inoltre, il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, ha avvertito della pena del tradimento, dicendo: quando Allah radunerà insieme nel giorno del giudizio finale tutte le generazioni precedenti e successive dell'umanità, verrà alzata una bandiera per contrassegnare ogni persona colpevole di violazione della fede, e sarà annunciato che questa è la perfidia di così e così, figlio di così e così, per attirare l'attenzione della gente sulla sua colpevolezza. Ibn Kathir, pace di Allah sia sulla sua anima, dice: lo scopo di questo è chiarire che quando il tradimento è un'azione nascosta e nessuno lo vede, quindi nel giorno del giudizio universale, diventa come fosse una bandiera sulla testa su quello che lo commette. Perciò la gente sa che tali persone commettevano azioni di tradimento e Allah le maledisce in presenza di tutti i cariati. E tra i tanti patti che Allah ci ordina a rispettare e di obbedirgli e non negarli, è quello patto di pace e di sicurezza, cioè significa attualmente quel permesso o visto conferito dallo Stato agli stranieri, visitatori, residenti o turisti nel proprio territorio, in base alle norme, alle convenzioni e decreti e le convenzioni di trattamento dei diplomatici e simili, o di accordi bilaterali tra i paesi, in alcun modo dei metodi approvati, considerati legalmente riconosciuti e applicabili nel paese ospitante, in conformità con le sue leggi vigenti. Una volta ottenuto il permesso di soggiorno o il visto, il cittadino straniero avrà tutto il diritto di essere protetto in base alle convenzioni sancite con gli altri paesi. Le convenzioni sono obbligatorie e applicabili su tutti i cittadini del paese e devono essere rispettate da tutta la gente. Se un cittadino osserva qualcosa che danneggia il paese o la sua sicurezza, può denunciarla ai competenti al fine di attuare la legge sui trasgressori. I cittadini non possono applicare la legge da soli o punire qualcuno per qualche danno che hanno fatto. Altrimenti prevarrà il caos e la disciplina dello Stato andrà persa. Non v'è dubbio che l'adempimento di questo patto è uno dei doveri e degli impegni obbligatori religiosi, legali, nazionali e umanitari. Se la nostra vera religione ha esaltato il valore del patto di sicurezza, quindi è vincolante per tutti i musulmani, cioè la convenzione sancita da un musulmano diventa vincolante per tutti gli altri musulmani. L'Islam è una religione che mantiene le convenzioni e i contratti, è una religione che non conosce la frode, né l'inganno, né il tradimento. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, dall'inizio della sua missione fino alla morte, né alcuno dei suoi compagni, che Allah sia compiace di loro, hanno privato alcuna sicurezza o di aver violato i loro accordi con gli altri. Allah, l'Onnipotente, dice nel Corano, rivolgendosi la sua parola al profeta, pace e benedizione di Allah su di lui: e se veramente temi il tradimento da parte di un popolo, denunciarne l'alleanza in tutta realtà, che veramente Allah non ama i traditori. Quindi, quando Muawiyah ebbe un patto di pace con i bizantini, si diresse verso il confine in attesa della scadenza di tal patto e di attaccarli. Quando Muawiyah ebbe un patto di pace con i bizantini, si diresse verso il confine in attesa della scadenza di tal patto e di attaccarli. Un uomo venne su un cavallo e disse: Allah è il più grande, Allah è il più grande, che ci sia fedeltà e non slealtà. E quando i compagni lo guardarono, e scoprirono che fu Amr ibn Abbasa, Muawiyah lo mandò a chiamare e lo interrogò su quello. Rispose l'uomo: ho sentito il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, dire: chiunque abbia un accordo con la gente, quindi non violi o interferisca unilateralmente con esso, ma deve informarli. Così tornò Muawiyah.
La grandezza e l'altezza dell'Islam si manifestano nel comando di Allah, l'Onnipotente, al suo profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, di proteggere e di garantire la sicurezza a qualsiasi persona che gli chiede il ricorso, anche se è poliziotto, anche se era un guerriero. Di questo dice l'Onnipotente nel sublime Corano, e se qualche associatore ti chiede asilo, conciliglielo affinché possa ascoltare la parola di Allah e poi rimandalo in sicurezza, ciò in quanto è gente che non conosce. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, afferma con la parola e l'azione l'importanza di questi nobili valori che portano la sicurezza e la pace a tutta l'umanità e dice: non crede a colui che non può fidarsi di lui e non crede a colui che non mantiene le sue promesse o i suoi accordi. Dice anche il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, ha anche detto: chi uccide qualcuno che ha un accordo di pace con loro, allora non sentirà l'odore del paradiso, anche se il loro odore è sparso per una distanza di 40 anni. Dice anche: il musulmano è colui che non danneggia le persone né con le parole o con la parola né con la sua mano, e il credente è colui che si fede delle persone per le loro vite e proprietà. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, ci dà praticamente il migliore esempio dell'adempimento delle convenzioni, anche se sancite con i suoi nemici. È stato riportato sull'autorità di Hudhayfa, che ha detto: niente mi ha inventato di essere presente della battaglia di Badr, tranne questo incidente. Sono uscito con mio padre Husayl per partecipare alla battaglia, ma siamo stati catturati dai miscredenti di Quraysh. Ci hanno chiesto: hai intenzione di andare a Muhammad? Abbiamo detto: non intendiamo andare da lui, ma vogliamo tornare a Medina. Così hanno preso da noi un giuramento nel nome di Allah che vorremmo tornare a Medina e non combatteremo dalla parte di Muhammad. Quindi siamo venuti dal messaggero di Allah e gli abbiamo riferito l'incidente. Ha detto il profeta: entrambi dovete procedere a Medina. Noi rispettiamo i giuramenti fatti con loro e cercheremo l'aiuto di Allah contro di loro. Pertanto affermiamo che è nostro dovere rispettare le convenzioni e i patti dello Stato e i suoi beni verso ogni individuo che entra nel nostro paese, e collaboriamo insieme per proteggerlo e i suoi denari, il suo onore e la sua privacy. È nostro dovere riceverlo e onorarlo e mostrare la grandezza della nostra religione, della nostra civiltà e il progresso della nostra umanità. E il fatto che contribuisce a dare una vera immagine della nostra religione, della nostra nazione e alla nostra società. Questa è la caratteristica delle nazioni e dei popoli civili e sviluppati. Dico questo e chiedo il perdono da Allah per me e per voi. Lode ad Allah, Signore dei mondi, testimonio che non c'è Dio che Allah, l'unico, e testimonio che il nostro Maestro e Profeta Muhammad e il suo servitore e messaggero. Pace e benedizione di Allah su di lui, sulla sua famiglia e sui suoi compagni e su tutti quelli che li seguono con carità fino al giorno del giudizio universale, sorelle e fratelli nell'Islam. L'Islam è la religione della giustizia, della tolleranza e della convivenza pacifica, e il musulmano è sempre al sicuro, pacifico ovunque sia, nel suo paese e altrove. Se il musulmano si trasferisce in un altro paese, sia nei paesi musulmani che negli altri paesi, il visto concesso da quello Stato a lui è come un patto di sicurezza che gli garantisce la pace e la sicurezza. D'altra parte, è un patto di sicurezza da parte sua verso quel paese e i propri cittadini. È un impegno verso le leggi applicabili in quel paese da rispettare ed obbedire con sincerità e fedeltà.
È vietato togliere ingiustamente qualcosa dalla loro proprietà, né ingannare l'onore di nessuno dei cittadini del paese, né tradire in modo che sia il miglior ambasciatore per la sua religione, il suo paese e la sua cultura. Non appena entra nel paese ospitante, deve aderire all'accordo in modo che non corrisponda a quelli menzionati nel versetto seguente. Coloro che infrangono il patto di Allah dopo averlo accettato e spezzano ciò che Allah ha ordinato di unire e spargono la corruzione sulla terra, quelli saranno maledetti e avranno la peggiore delle dimore. Imam Shafi'i, che pace di Allah sia sulla sua anima, scrisse in uno dei suoi libri al-Umma: se una persona entra tranquillamente in un paese non musulmano, non gli è permesso di prendere nessuno dei suoi soldi, più o meno anche se è in guerra con i musulmani, perché se ha sicurezza da loro, anche loro hanno diritto alla sicurezza da lui. Quanto è lodato il poeta quando dice: l'adesione alle promesse è una caratteristica del generoso, la violazione del patto è una caratteristica del vigliacco. Oltre a mantenere le promesse, tutto il resto non è stato tenuto in considerazione. O Allah, guidaci verso la miglior etica, nessuno può guidarci che l'Altissimo. O Allah, guidaci verso la miglior etica, nessuno può guidarci che l'Altissimo, e facci allontanare dalle brutte azioni, solo l'Onnipotente che può farci allontanare da esse. Grazie dell'ascolto.